Guys, welcome back to my channel. Come state? Tutto bene? Spero tutto bene. Allora, oggi che cosa vado a fare? Dunque, oggi vado a fare un video recensione dove dirò insomma la mia provando questi lipstick che sono interamente matte. Voi sapete che io adoro i lipstick matte. E questi sono di Lucky and Fine. Questi li potete trovare su Amazon, li ho presi là. Vediamo questi lipstick. Dunque, si aprono in questo modo, quindi tipo così. Sentite un casino che starnutisce, spero che non si senta, mi auguro che non si senta nulla, ma sarà impossibile perché se sentite la mia voce purtroppo dovete sentire anche i rumori di sottofondo. Io comunque ho messo la musichetta e spero che non si senta nulla. Comunque, dettagli. Allora, sono 6 lipstick che adesso andiamo a provare. Non dovrebbero essere di lunga durata, quindi dovrei rimuoverli facilmente. Non c'è scritto nulla. Allora, dunque, The Extremely Long, oh madonna, quindi dice che è anche bello forte questo. Vabbè, comunque, andiamo a provarli. Dunque, vediamo. Allora, il primo che vado a provare è questo, un bellissimo rosa antico, ed è Whisper. 01, ovviamente. Vediamo com'è. L'odore mi piace. Bello, mi piace il colore anche. Andiamo a fare la parte inferiore. Mi crolla tutto, ma guardate. Naturalmente dopo vi farò un close up. Allora, lasciamo asciugare 5 minuti e dovrebbe essere appunto effetto matte. Si è asciugato e ora vi faccio un close up. Allora, vi dico subito le mie impressioni. Secca, si secca tantissimo, è veramente effetto matte. Secca tanto le labbra. Vediamo se si toglie con... Dove si toglie? È a prova di fazzoletto? Quindi nulla, vediamo come funge, cioè se si toglie con una servietta struccante. Fatica a togliersi, però non dobbiamo togliere perché dobbiamo andare avanti con le prove. Mm.
Ok. Adesso vado avanti provando quest'altro che è il secondo e tutto il resto lo swatcherò in maniera più veloce, perché sennò ci mettiamo 10 anni. Questo è lo 02 Vibrant Girl. Vediamo. Questo è lo 03 ed è Glory. Vediamo. Andiamo avanti con il numero 4 e questo è Purple Queen. Vediamolo. Allora, adesso vado a provare lo 05 e questo è Good Boy. Vediamolo insieme. Ed infine vado a provare il colore più scuro di tutti, che sarebbe il 06 Win. Vediamolo insieme.
6 lipstick che ho provato con voi e devo dire che mi sono veramente piaciuti. L'unica cosa è che veramente tendono a seccarsi tantissimo, tantissimo. È normale che i lipstick liquidi matte si seccano molto sulle labbra, però questi in particolare veramente si seccano ancora di più. Io adesso proverò questo qui tenendomelo addosso, quindi facendo la prova, mangiando e quant'altro, anche perché comunque è ora di cena, quindi voglio provare, voglio testarli, anche perché se quando sarà si riapre, si toglie questa pandemia, spero che vivamente che si tolga, e vado a mangiare fuori, so per certo che comunque ha una buona resa, quindi lo voglio testare subito. Allora, i colori che mi sono piaciuti di più di quelli che ho provato sono naturalmente questo e questi, quindi i più chiari, ma anche questo viola non mi dispiace, soprattutto questo rosso. Questo che ho adesso e quest'altro non mi piacciono molto, io non sono per questi colori così forti, molto dark, quasi gotici, no, assolutamente. Quindi se è un buon acquisto, beh, oddio, sì, vale la pena. Io l'ho pagati tipo 10 euro, una cosa del genere, quindi per 10 euro sì, insomma. Quindi nulla, io spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto compagnia e di avervi strappato anche qualche sorriso, perché no. E mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, mi raccomando, scrivete qui sotto qual è, qui nei commenti, qual è stato il rossetto che vi è piaciuto di più dall'1 al 6. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ogni mercoledì c'è una live qui sul mio canale, non tutti i mercoledì, a volte salto, magari non è quello, non è quell'altro, però vi tengo informati su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, il link lo trovate giù nell'info box. Io vi saluto, bye guys, I love you.